Caro fratello, cara sorella, come leggiamo in Proverbi 17:22, un cuore allegro è un buon rimedio, ma uno spirito abbattuto fiacca le ossa. L'allegria aiuta il nostro sistema immunitario. Certo, è facile essere allegri quando stiamo bene, ma come fare quando stiamo male ed è proprio il momento in cui dovremmo avere un sistema immunitario forte? Sappiamo benissimo che più siamo nelle difficoltà, più diventa difficile essere gioiosi e lodare il Signore. Eppure Paolo scrive ai Filippesi: Rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. Come si fa a rallegrarsi nel bel mezzo delle prove della vita? Eppure Paolo non pone limiti, non dice rallegrati perché tutto ti è favorevole. Anche in mezzo alle prove ci deve essere un modo per rallegrarsi e gioire. Come faccio a rallegrarmi quando la salute mia o di qualcuno a me vicino viene a mancare? Quando il mio conto in banca è rosso, quando non ho lavoro, quando non mi sento capito, e la lista potrebbe continuare. Torniamo alla parola di Dio. Cosa dice la Bibbia? Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Tutte le cose, anche quelle che ti tormentano, anche i tuoi peggiori problemi, avranno un finale di gloria perché cooperano al tuo bene. Anche se non lo vedi, anche se non hai idea di come ne uscirai, sii certo che ne otterrai un beneficio maggiore. Focalizzati sulla promessa di Dio, anche se non hai la minima idea di quale sarà il risultato, perché è una certezza. Dio stesso ha parlato e Lui mantiene sempre la sua parola. Ti è più facile rallegrarti adesso? Pensa che la tua gioia contribuisce alla tua soluzione. Grazie di esistere.